Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Io sono Matteo Feduzzi, un ragazzo di 23 anni e nomade digitale a cui piace tantissimo viaggiare, scoprire il mondo e parlare di marketing. Tutt'oggi il mio lavoro è questo, sono un consulente indipendente che ha avuto l'onore di collaborare con varie aziende come SOSVP oppure ancora Maturansia e tante tante altre. In questo video vedremo uno strumento analitico qualitativo super utilissimo che è Hotjar. Ma io direi di partire subito e non perderci in altre chiacchiere, subito dopo la sigla. È bene dire che esistono vari strumenti come Hotjar. Hotjar è il più famoso e, come detto precedentemente, è uno strumento analitico qualitativo che si differenzia da uno strumento analitico quantitativo, come ad esempio è Google Analytics. E cosa ci offre uno strumento analitico qualitativo al confronto di uno strumento analitico quantitativo? Ovviamente ci fornisce dei dati molto più qualitativi, ma cosa si intende con questo? Ad esempio, una videoregistrazione che ti permette di capire l'usabilità del tuo sito o della tua applicazione è appunto un record qualitativo. Se ad esempio invece ho il numero approssimativo delle persone che sono finite in una determinata mia pagina, quello è ovvio che è molto più un numero quantitativo. Hotjar ci permette di fare proprio questo, ma vediamolo subito e andiamo al computer. Questo è il sito di Hotjar, come puoi vedere, viene utilizzato da varie aziende, aziende molto importanti come Decathlon, Unbounce, Microsoft e tante altre, e queste sono le sue funzionalità principali: l'heatmap, i recording, l'incoming feedback e i survey. Se per il momento non sai cosa sono, non preoccuparti perché li vedremo più avanti nel video. Scorrendo ancora, vediamo che è GDPR compliant e abbiamo la possibilità di partire subito con Hotjar con un piano gratuito, ma vediamolo subito. Andiamo nella sezione pricing e vediamo che i piani sono 4: il basic a 0 euro al mese, il plus a 31 euro al mese, il business a 79 euro al mese e lo scale a 311 euro al mese. Noi partiamo direttamente con quello gratuito e vediamo le funzionalità che abbiamo fin da questo piano. Quindi entriamo all'interno del nostro account. In questo caso io ho già un account registrato, a voi basterà fare la registrazione direttamente cliccando da qua, Get Started. Poi andiamo ad effettuare l'accesso noi di qua con Google Analytics e ora vedremo che entreremo all'interno del nostro account Hotjar. Qual è il primo procedimento che dobbiamo eseguire? Ovviamente l'installazione dello script di Hotjar all'interno del nostro sito barra applicazione. In questo caso lo andiamo ad inserire all'interno del nostro sito web e come possiamo fare? Abbiamo principalmente due metodologie. La prima è quello di installarlo con Google Tag Manager, cosa che io ho già fatto, ma andiamo subito a vederlo. Ok, ottimo. Una volta entrati nel nostro contenitore di Google Tag Manager, andiamo su Tag e qui appunto vediamo il nostro codice Hotjar. In questo caso l'installazione è veramente semplice, basterà andare a cliccare sul bottone nuovo, qui inseriamo appunto che si tratta del codice di Hotjar, dopodiché andiamo su configurazione tag e qui avremo direttamente la nostra voce Hotjar. Eccolo qui, Hotjar Tracking Code, e qui dobbiamo andare ad inserire l'ID del codice di tracciamento. Come si trova? Ritorniamo qua, andiamo su Settings, dopodiché Siti e Organizzazioni, selezioniamo View Tracking Code e qui avremo il nostro Site ID. Lo copiamo, ritorniamo su Google Tag Manager, inseriamo qui il nostro Site ID, poi andiamo su Attivazione e mettiamo All Pages. Ora, se hai uno strumento come Yubenda o Cookiebot, di cui ti lascio il link in descrizione, che è uno strumento che ti permette di autogenerare la tua privacy policy, cookie policy, anche cookie banner, ma anche tanto altro, questo verrà automaticamente disattivato fino all'accettazione della cookie banner, quindi non preoccuparti. Ecco perché stiamo utilizzando All Pages. Andiamo a salvare il nostro tag, in questo caso io non vado a salvarlo, annullo le modifiche, dopodiché ricordiamoci di inviare le modifiche che abbiamo appena eseguito. Il secondo procedimento per installare lo script di Hotjar è quello di installarlo direttamente nel footer.php del nostro sito. Quindi entriamo all'interno del nostro sito WordPress
WordPress. Ovviamente in questo caso io ho un sito WordPress, ma voi potreste avere qualsiasi altro sito, la procedura è pressoché la stessa. Ovviamente cambierà questo tipo di approccio, con Google Tag Manager rimarrà lo stesso, ma in questo caso lo script andrà inserito all'interno di un file del vostro tema se utilizzate un CMS. Quindi in questo caso, se utilizzate WordPress, andiamo su aspetto, editor del tema, andiamo a cercare il nostro codice di tracciamento che appunto è qui, tracking code, lo andiamo a copiare, ritorniamo sul sito, qui cerchiamo footer.php, questo file qua, entriamo dentro e ora in fondo andiamo ad installarlo qui. Come puoi vedere ho già installato il codice di Google Tag Manager, codice che serve per far partire tutti quanti i tag che abbiamo all'interno di questo contenitore. Ma in questo altro caso basterà semplicemente andare a copiare qui il codice e partirà anche questo nuovo script di Hotjar, che ovviamente parte già con quello di Google Tag Manager che è già stato installato nel footer.php. Quindi questo non ci serve più, lo andiamo a rimuovere e andiamo semplicemente ad aggiornare il file, dato che abbiamo il nostro script di Google Tag Manager. Perfetto, abbiamo appena eseguito l'installazione, ora cosa ci rimane da fare? Andiamo subito a vedere come funziona Hotjar. Quindi torniamo nel nostro sito, qui chiudiamo questo pannello e ora torniamo al sito matteofeduzzi.com, il mio sito. Vediamo che nella barra di sinistra abbiamo degli strumenti analitici e di feedback. Gli strumenti analitici sono le heatmap e i recording. Andiamo a vedere le heatmap. Abbiamo la possibilità di selezionare o una singola pagina, la pagina esatta, oppure tutte le pagine che contengono una determinata parola o frase, le pagine che iniziano con una determinata parola o le pagine che finiscono con una determinata parola. Se io ad esempio vado ad inserire questo tag e inserisco chi sono, lui andrà a prendere la mia pagina chi sono, perché se io vado qui e scrivo chi sono, possiamo vedere che viene caricata questa pagina. Di conseguenza proviamo a vedere come si muovono le persone all'interno della mia pagina chi sono. Una delle prime cose che dobbiamo fare quando entriamo su Hotjar è quello di abilitare la cattura delle varie sessioni nel pannello delle informazioni sul sito. Quindi selezioniamo qui, dopodiché andiamo qua e abilitiamo la spunta. Ora Hotjar inizierà a tracciare tutte quante le sessioni all'interno del nostro sito, ma come puoi vedere catturerà 35 sessioni giornaliere con il piano gratuito. Ora che abbiamo abilitato questa spunta, torniamo all'interno del nostro sito e andiamo su heatmap. Ancora non abbiamo una registrazione, ma possiamo osservare che se andrò sul mio sito web, effettuerò delle sessioni, lui inizierà a registrare la prima heatmap e anche i primi recording. Ho la possibilità di andare a vedere, selezionando il bottone play, la sessione dell'utente all'interno di una determinata pagina. In questo caso sta visitando il mio articolo Configurare pagina Facebook e io posso vedere come si sta muovendo l'utente. Posso vedere se l'utente riceve o visualizza determinati bug all'interno del mio articolo e anche tanto altro. Capisci che questa è un'informazione qualitativa che ad esempio non ci può mostrare uno strumento quantitativo come Google Analytics, ed è sicuramente uno strumento molto importante da abbinare a uno strumento quantitativo. Volendo possiamo anche cambiare le impostazioni della visualizzazione di questa sessione, portando a 2x o 4x la velocità. Se ad esempio abbiamo dei pezzi che non ci interessa visualizzare, possiamo direttamente aumentare la velocità fino ad arrivare al pezzo che ci interessa realmente. Ora vediamo che siamo in un altro recording, precisamente sull'articolo Privacy Policy WordPress, e vediamo che abbiamo anche altre informazioni molto importanti. Possiamo vedere che l'utente sta utilizzando Safari, che quindi sta utilizzando un Mac, è su un desktop con una risoluzione di 1421x774 e mi dice anche il tempo in cui questa sessione è stata registrata. Abbiamo anche le variazioni indicate direttamente qui, che sono le azioni che sta facendo l'utente all'interno del suo schermo. Ma ora torniamo indietro e vediamo tutte quante le altre cose che possiamo fare
con Hotjar. Ritorniamo qui sul sito e ora vediamo che abbiamo visto le heatmap, abbiamo visto i recording, andiamo a vedere i feedback, in questo caso gli incoming feedback. A cosa ci servono? Ci servono per andare a creare un widget più o meno come questo che vediamo qui di Hotjar, che ci permette dire all'utente se sta riscontrando problemi o se ci può dare una valutazione su quella determinata pagina. Questo è molto importante per cercare di capire cosa possiamo migliorare. Infatti, andando ad inserire tutte queste informazioni, possiamo andare a capire varie cose. Ad esempio, immaginiamoci che il nostro widget stia nella home. La descrizione è opzionale, in questo caso non la inseriamo, e ora andiamo su aspetto. Inseriamo la lingua italiano, dopodiché posizione centrale a destra. Ok, Hotjar Buddies è l'unica opzione gratuita che abbiamo e ci permette appunto di dare una valutazione alla pagina, o almeno permette all'utente di dare una valutazione alla pagina. Qui potremmo cambiare il nostro colore se solo avessimo appunto almeno un piano business, dopodiché possiamo andare ad inserire una modalità dark o light e ancora possiamo addirittura andare a nascondere il logo di Hotjar se avessimo appunto sempre una funzionalità business. Andiamo avanti, in questo caso va bene così. Ora ci chiede qual è la domanda principale che vogliamo chiedere al nostro utente. In questo caso, com'è stata la tua esperienza e quale sarebbe la valutazione della tua esperienza? Andiamo avanti, qui possiamo andare a richiedere la mail, questo è il messaggio di thank you. Andiamo avanti, possiamo andare a specificare solamente alcune pagine in cui questo widget dovrebbe stare. Possiamo andare a visualizzarlo solamente su alcune visualizzazioni, quindi desktop, tablet o mobile. Possiamo anche andare a specificare solamente alcuni utenti o tutti gli utenti, ma in questo caso sempre con una modalità business. Qui abbiamo una modalità plus per fare un A/B test, quindi una copertura del traffico. Quante persone che arrivano su questa pagina dovrebbero vedere questo widget? In questo caso il 100% con la funzionalità gratuita. Dopodiché possiamo anche andare a collegare la ricezione dei feedback, in questo caso gratuitamente per email, ma volendo anche su Zapier e su Slack con la modalità business. Andiamo al sommario, vediamo che qui viene ricapitolato tutta quanta. Possiamo andare ad inserire il nostro status come attivo o inattivo. Ovviamente, se sarà inattivo, il widget non funzionerà su quella pagina. Questo widget in realtà sembra una cosa molto scontata, ma non lo è affatto, perché ci permette di capire realisticamente cosa pensa l'utente di quella pagina. Ora andiamo avanti, andiamo ai survey, sono più o meno simili agli incoming feedback, ma si differenziano per alcuni aspetti. Vediamolo subito, anche qui mettiamo caso che lo stiamo realizzando per la home, andiamo su localizzazione e qui cambia appunto l'aspetto principalmente del nostro widget. Può essere popover, può essere full screen o può essere anche external link. Mettiamo ad esempio full screen. Qui abbiamo le nostre domande da fare e insomma più complesso rispetto all'incoming feedback, che appare meno invasivo sullo schermo dell'utente. Se andiamo ad inserire queste informazioni, possiamo andare appunto a modificare la lingua, il colore e tanto altro, sempre rispettando le funzionalità gratuite. Ora torniamo alla nostra dashboard e non salviamo niente, ma come possiamo visualizzare già fin da qui, le heatmap stanno funzionando, sono in via di registrazione e pian pianino avremo sempre più delle heatmap complete. Ottimo, abbiamo visto un po' praticamente tutto, ma adesso voglio farti vedere come vengono visualizzate le heatmap, dato che non riesco adesso attualmente all'interno del mio account. Le heatmap vengono visualizzate in due metodologie. Abbiamo la heatmap per click e anche la heatmap per scroll. La heatmap per scroll ci permette di capire la percentuale di utenti che arrivano fino a una determinata posizione della nostra pagina, ed è quella che vedi alla sinistra. Invece quella che vedi alla destra più in basso è appunto la heatmap per click, che ci permette di capire dove sta cliccando di più il nostro utente. Attenzione, non registra solamente i click che avvengono in un bottone. Come puoi vedere qui, infatti, ci sono stati dei click anche sul titolo e uno un po' sopra la descrizione del titolo. Perfetto, io spero che questo video sia stato chiaro, spero che la differenza tra strumento analitico quantitativo e qualitativo sia chiara. Lo strumento analitico
quantitativo è uno strumento molto più simile a Google Analytics, mentre uno strumento analitico qualitativo è uno strumento molto più simile a Hotjar, che quindi ci permette di vedere anche dei test di usabilità, come si muove nell'esattezza il singolo utente, mentre uno strumento come Google Analytics si basa molto di più sulla quantità di informazioni, sul numero di persone che sono all'interno di una pagina, quindi qual è la frequenza di rimbalzo di quella pagina basata su una media e non basata sul singolo utente, quanto è il tempo di permanenza medio all'interno di una pagina basata appunto sul numero degli utenti e non sul singolo utente. Insomma, spero sia tutto molto chiaro. Io direi che per questo video è tutto. Se hai qualsiasi dubbio o domanda, non esitare a lasciarmi un commento. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al mio canale, attiva la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato su nuovi video, e noi ci vediamo in un prossimo video. We'll be right back.